Andiamo avanti con la nostra puntata perché ci sono tante associazioni del territorio che si sono dovute fermare con le loro iniziative, con i loro progetti, fermare però fisicamente, perché poi grazie sempre ai mezzi di comunicazione moderni, grazie alla rete, riescono anche a portare avanti questi progetti con delle iniziative tutte particolari. Allora noi ne parliamo stamattina con Maria Giovanna Dessì, presidente dell'associazione Elda Mazzocchi Scarzella, perché nell'ambito di un progetto di cui abbiamo parlato diverse volte, quello dei giardini possibili di recupero di spazi del Sulcis, di quattro comuni del Sulcis, cosa state organizzando? Dato che non vi potete più incontrare. Sì, buongiorno a tutti. Il progetto Giardini Possibili è iniziato un anno fa, si è dovuto improvvisamente fermare, così come tutte le altre attività che coinvolgono i ragazzi. Ed è così che con le altre associazioni che portano avanti il progetto, in primis Associazione Casemos, impresa sociale che poi è il capofila, abbiamo pensato di organizzare delle attività che potessero tenere il filo e la relazione con i ragazzi, provando, anche se capiamo benissimo che non è facile, a chiedere loro quali sono gli insegnamenti che questo evento negativo ci dà. Quindi mandando dei messaggi, per esempio, dei testi scritti? Sì, abbiamo pensato a due contest. Il primo è scrivo, sono 20 righe dove i ragazzi dagli 8 ai 13 anni possono raccontare la loro quotidianità ai tempi del coronavirus. E l'altro è racconto, brevemente, attraverso dei piccoli vocal che andranno poi a costituire una puntata che il partner Teatro Impossibile trasmetterà insieme anche alla raccolta di altre voci di famiglie e operatori del settore. Intanto stiamo vedendo delle immagini che riguardano l'inaugurazione del parco di Villa Massargia, se non ricordo male, dovrebbe essere quello, con tutti i bambini chiaramente che hanno partecipato a questo grande progetto di riqualificazione artistica e urbana di quattro giardini del territorio, però insomma il filo conduttore rimane con queste iniziative, Maria Giovanna. Sì, assolutamente. Teniamo conto che il progetto viene raccontato dai bambini attraverso una pubblicazione trimestrale, un giornalino che si chiama INSA. Anche questa attività è ferma e quindi per noi era importante portare avanti e potenziare le competenze relative alla scrittura che bambini e ragazzi avevano iniziato a fare con l'inizio dell'anno. Ed è così che abbiamo pensato a questo contest che è aperto a tutta Italia. E che grazie anche alla diffusione che ne è stata fatta in questi giorni dall'impresa sociale con i bambini che sostiene tutti questi progetti nelle altre regioni d'Italia, abbiamo avuto anche degli elaborati dalla Puglia, dalla Sicilia, dalla Calabria, e quindi poi tutte queste storie andranno anche a far parte di una pubblicazione che così ci lascerà un ricordo, lascerà ai ragazzi un ricordo di questo evento negativo che però porta con sé anche tanti insegnamenti. Queste immagini invece sono dell'altro contest che noi abbiamo lanciato sulla pagina, che è quello L'arte di arrangiarsi. Le famiglie possono mandare alla nostra pagina delle immagini di lavoretti che stanno realizzando con i loro bambini con materiali di riciclo. Senta, questo è un modo per... In chiusura vorrei che mi dicesse, ho capito che vi sono già arrivati molti messaggi e molti testi, che cosa dicono questi bambini, cosa raccontano di questa vicenda così complicata? Allora, i bambini raccontano della noia, di come a volte sia difficile passare il tempo senza andare a scuola, della mancanza dei compagnetti, ma ci raccontano anche quanto sia bello fare il pane, quanto sia bello stare a casa senza avere degli impegni fissi, ci raccontano la loro passione per le Lego, per le bambole, insomma, i bambini riescono a organizzarsi quando... diciamo in famiglia si prova a tenere un clima sereno nonostante questo evento negativo. Questo è importante, dobbiamo farlo noi. Grazie Maria Giovanna, grazie per essere stata con noi stamattina, quindi messaggi che raccontano questo momento difficile ma che ci danno anche la speranza ovviamente che dobbiamo avere tutti.